Abbiamo parlato di forma compagna orizzontale inferiore, che è una matrice del tipo 0, 1, tutti zeri, 0, 0, 1, tutti zeri, penultima riga 0, 0, 1, ultima riga meno A con 0, meno A con 1, se la matrice è di ordine n, meno A con n meno 1, ed è una matrice il cui polinomio caratteristico è ovviamente il polinomio minimo di grado n, lambda la n, eccetera, eccetera, va bene, con coefficienti A con 0, termine noto, A con 1, coefficiente di lambda, e così via, fino ad A con n meno 1. Poi abbiamo detto in chiusura, così, ma vediamolo un pochino meglio, che se faccio la trasposta di questa matrice, ottengo una matrice che chiameremo AVD, sta per verticale destra, uguale ovviamente una matrice della seguente struttura. La prima colonna 0, 1, tutti zeri, la seconda colonna 0, 0, 1, tutti zeri, la ennesima colonna 0, 0, puntolini 1, n meno unesima colonna, la penultima, ultima colonna ovviamente meno A con 0, puntolini meno A con n meno 1, ed è abbastanza ovvio. Questa la chiameremo forma compagna verticale destra. Va bene. Ed è abbastanza ovvio, va bene, che il polinomio caratteristico di questa matrice è il polinomio monico di grado n avente come coefficienti gli elementi dell'ultima colonna, in questo caso cambiate di segno, visto che una matrice e la sua trasposta hanno il medesimo polinomio caratteristico. Esistono altre due forme compagne che non scrivo ora, ma che si individuano subito, ovviamente. Una forma compagna orizzontale, non inferiore, ma orizzontale superiore, e una forma compagna verticale, non destra ma sinistra. Va bene? E godranno sempre anche queste della proprietà che esiste una riga, una colonna, la prima riga nel caso di orizzontale superiore e la prima colonna nel caso verticale sinistra, che saranno i coefficienti cambiati di segno del polinomio caratteristico, ma noi rimaniamo interessati a questo. Una matrice in forma compagna, e lo farò soltanto per questa, è sempre una matrice ciclica. Cosa vuol dire? Per dimostrarlo, dimostreremo che esiste un generatore ciclico di questa matrice, cioè un generatore che con la sua, un vettore che con la sua sequenza di Krylov fornisce una base, va bene, di tutto lo spazio. Ho detto, e se esiste un generatore ciclico, ovviamente la matrice è ciclica, ovvero sia nella sua forma di Jordan conterrà un solo blocco di Jordan per ogni autovalore. Che esista per una matrice di questo tipo un generatore ciclico si dimostra immediatamente, perché prendiamo il seguente vettore x uguale tutto 0 escluso l'ultima componente pari a 1. Cosa dovrò far vedere per dire che questo è un generatore ciclico? Che i vettori x, cioè questo, ax, quadro x, puntolini,
A alla n meno 1 per x sono linearmente indipendenti. Siamo d'accordo? Allora, cominciamo. Vettore x 0, 0, punto linea 1. No, non devo chiudere perché devo scrivere una matrice. Secondo vettore, A per x, ma A è la seguente, la riscrivo perché 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, punto ini 0, meno A con 0, punto ini, meno A con n, meno 1. Allora, A per x mi dà 0, ancora 0. Tutto zero fino a quando? Fino a che non arrivo alla penultima riga, va bene? Che contiene un 1 qui in fondo, va bene? Allora la penultima riga moltiplicato questo vettore mi dà 1 e quindi 1 nel penultimo posto. Ultimo posto di questo vettore, non me ne importa niente. Ci metto una x. Sì, posso fare il calcolo, ma non me ne importa niente. E si capita subito perché non me ne importa niente. Perché se moltiplichiamo terzo vettore a per questo vettore, sarebbe a quadro x, ma quello è già a x, quindi a per questo vettore. Cominciamo, prima riga per questo, 0, poi scriverò la versione finale. Seconda riga. Per questo 0, puntolini, quale sarà il primo elemento diverso da 0? Va bene? È la riga moltiplicato questo vettore che c'ha 1 lì. Va bene? Perché questa riga moltiplicato questo dà tutto 0 prima, fino a che questo elemento non va a moltiplicare questo 1. E allora, questo sarà ovviamente la riga opportuna, sarà la terzultima. Va bene? Avrò un 1 quindi qui, e poi cose diverse da 0, ma di cui non me ne importa niente. Il calcolo saranno certi valori. E così via. Va bene? La quarta colonna sarà 0, 0, 1, 1 ancora qui, e poi tutti elementi di cui non mi importa il calcolo, fino all'ultima colonna dove questo 1 arriva qui e poi tutti gli elementi. Perché quell'x sia un generatore ciclico, devo verificare che tutti questi vettori che ho scritto siano linearmente indipendenti. Ma il determinante di questa matrice è certamente diverso da 0, non è una matrice diagonale, è una matrice antidiagonale. Comunque il determinante è sempre 1 prodotto di tutti i valori lungo l'antidiagonale, più o meno dipende se è pari o dispari, non me ne importa niente, tanto l'importante è che il determinante sia diverso da 0. Di questa matrice quindi ho trovato qualunque sia A con 0, A con 1, A con n meno 1. Ho trovato un generatore ciclico, la matrice è ciclica. Ovviamente sarà ciclica anche la sua trasposta e quindi anche la forma compagna verticale destra sarà ancora una matrice ciclica. Ed ovviamente, siccome una forma compagna, anche se non l'ho scritto, orizzontale superiore si ottiene da questa mediante scambio di righe ed eventualmente di colonne, va bene? L'ultima riga viene ad essere la prima. Ordinata in senso inverso e così via, anche quella che viene ottenuta da una matrice ciclica semplicemente mediante scambio di righe e colonne, quindi mediante una trasformazione di similitudine con matrici di permutazione, sarà ancora una matrice ciclica e così via. Detto che le forme compagne sono tutte matrici cicliche, affermiamo che
una matrice A è trasformabile per similitudine, ovviamente mediante una opportuna matrice di similitudine U, va bene, in una sua forma compagna orizzontale, nella forma compagna orizzontale inferiore, se e solo se, if la matrice A è ciclica. Allora, due cose devo far vedere. Va bene. Oh, la questione è abbastanza banale, ma importante, vabbè, lo vediamo subito. Se A è trasformabile in A o I, mediante una trasformazione di similitudine, allora A è ciclica. La questione è decisamente ovvia. Va bene. In una trasformazione di similitudine, va bene, si mantiene l'indice di ciclicità, sempre. In particolare, se una matrice è ciclica anche qualunque sua qualunque altra matrice simile. Va bene, la questione è decisamente banale. Va bene. Diciamo, va bene, se prendiamo una qualunque matrice ciclica, ovvero sia una qualunque matrice ciclica, e la trasformo da A attraverso una trasformazione U in A tilde, allora se A è ciclica, anche A tilde è ciclica, e viceversa, ovviamente, perché il passaggio dall'ultima, dalla seconda alla prima, è ancora una trasformazione di similitudine. Questo è ovvio, perché A tilde è uguale ad U alla meno 1 A per U. Se A è ciclica, vuol dire che esiste un generatore ciclico, X. Il quale si trasforma attraverso U, va bene, in X tilde uguale U alla meno 1 per X. Allora, costruiamo la sequenza di Krylov di A tilde, dovuta da tilde, del vettore X tilde. Otteniamo X tilde, A tilde X tilde, puntolini, A tilde alla n meno 1 per x tilde, uguale, ma x tilde è t alla meno 1 per x. A tilde x tilde è, questo è A tilde, per x tilde, il prodotto u per u alla meno 1 diventa matrice identica e quindi rimane t alla meno 1 per A per X. Prossimo vettore, A quadro tilde, X tilde A tilde al quadrato per X tilde. Ma se faccio A tilde per se stesso, in mezzo c'è sempre un U per U alla meno 1 che sparisce, qualunque sia la potenza di A che faccia. Quindi ne risulterà t alla meno 1 a quadro x puntolini fino a t alla meno 1 a alla n meno 1 per x. Ma questa matrice la posso scrivere nella seguente maniera. Prego. Ah, sì, scusate. Scusate, no, veramente, sì, proprio lapsus da cervello, va bene, che, va bene, quel T ovviamente è U, va bene, ho parlato di trasformazione di similitudine attraverso U, correggiamo quello attraverso T, va bene.
Ma questa la posso scrivere uguale t alla meno 1 matrice non singolare che raccolgo, che moltiplica x a x puntolini a alla n meno 1 per x. Allora, se A è ciclica e x è un suo generatore ciclico, allora questa matrice è non singolare. Sì, non singolare. Da cui quest'altra matrice, che è questa, ovviamente è non singolare, perché è il prodotto di due matrici non singolari. Da cui x tilde è generatore ciclico di A tilde. Da cui A tilde ovviamente è ciclica. Come sfrido, punto. Va bene. E quindi se A è ciclica, una qualunque sua matrice simile è ciclica. Ovviamente, come sfrido cosa otteniamo? Otteniamo un risultato decisamente banale. Va bene. Se la coppia AB è completamente raggiungibile, o meglio, se la coppia AB ha un sottospazio di raggiungibilità R, di dimensioni N, di dimensioni L, di dimensioni N vuol dire che il sistema è completamente raggiungibile. Allora, la coppia A tilde B tilde con A tilde uguale T alla meno 1 A per T o U alla meno 1 A per U, va bene, e B tilde uguale a T alla meno 1 per B, ha il medesimo sottospazio di raggiungibilità. Perché? Perché la matrice B, AB, ora c'è più di una colonna eventualmente, ma non me ne importa niente, puntolini A alla n meno 1 per B, la cui immagine è il sottospazio di raggiungibilità, e la matrice B tilde, A tilde B tilde, puntolini A tilde alla n meno 1 per B tilde, la cui immagine è il sottospazio di raggiungibilità della coppia AB, questa matrice qui sarà uguale a, continuiamo con la simbologia di prima, T alla meno 1 B AB puntolini A alla n meno 1 per B. E quindi l'immagine di questa, che è R tilde uguale all'immagine di questa, è uguale all'immagine di questa, è uguale a immagine in T alla meno 1 di B a B, eccetera, eccetera, A alla n meno 1 per B. E quindi sono tutti i vettori dell'immagine di questa matrice, che sono R, trasformati attraverso una moltiplicazione per t alla meno 1, ma siccome gli elementi di t, le colonne di t, sono la nuova base, moltiplicare un vettore per t alla meno 1 significa esprimere lo stesso vettore, non è cambiato, nella nuova base, e quindi il sottospazio di raggiungibilità è di un sistema, della coppia AB quindi, è indipendente rispetto a una trasformazione di algebrica equivalenza. La trasformazione di algebrica equivalenza, ricordo, è data da una matrice A tilde uguale a T alla meno 1 A per T e B tilde uguale a T alla meno 1 per Professore, può essere visto come un cambio di coordinate, quindi. B. Sì, ma non un cambio di. No, attenzione, vediamo di essere precisi. Va bene. Disegnino in uno spazio vettoriale a tre dimensioni. Va bene. Una prima base sia quella canonica. Va bene. Prendo un vettore e questo avrà tre componenti. Una, due, tre.
tre, d'accordo? Non significa un cambiamento di queste tre componenti, assolutamente no. Significa, va bene, prendere altri tre vettori, non necessariamente mutuamente ortogonali, quindi non necessariamente ortonormali, va bene, 1, 2 e una 3, purché i tre vettori siano linearmente indipendenti e quindi non appartengano allo stesso piano, va bene, il terzo vettore non appartenga al piano individuato dai primi due, va bene, allora questo stesso vettore, va bene, ha lungo questa nuova base tre componenti, va bene, come faccio? Va bene, e con proiezioni non più ortogonali, perché quei tre vettori non sono ortogonali, ma con proiezioni dei piani individuati da questi vettori avranno, questo P avrà una componente lungo questo, una componente lungo questo, una componente lungo questo, va bene? Queste sono le tre nuove componenti, io ho cambiato la base, ma il vettore non è cambiato. Sono nuove tre componenti rispetto a una nuova base, siamo d'accordo? Ma il vettore è sempre lo stesso. Allora stavo dicendo, che se stavo cercando di far vedere che A è ciclica, se, cioè A è trasformabile, A e A o I. Va bene, sono simili tra loro, posso trovare se e solo se A è ciclica. Io professore non ho capito l'ultimo passaggio, sono arrivato a capire che l'immagine di diciamo P con R tilde, cioè la matrice, sì, è uguale all'immagine di U alla meno 1 P con R tilde. Allora immagine, lo scriviamo ciò che lei ha detto, di P con R tilde, con ovvio significato della simbologia, P con R tilde è uguale a tilde B tilde, a tilde quadro B tilde e così via, uguale ovviamente all'immagine di, andiamo avanti con i piedi di piombo, va bene, ma P tilde abbiamo visto è U alla meno 1 per P, sì o no? Dove U alla meno 1 è certamente una matrice non singolare, siamo d'accordo? Ma questa immagine, l'immagine del prodotto di due matrici, di cui la prima, va bene, è singolare, e se una matrice quadrata è non singolare, va bene, attenzione, la U alla meno 1 è non singolare, e se una matrice U alla meno 1 è non singolare, trasforma ovviamente un sottospazio in altro sottospazio di uguali dimensioni. Allora, l'immagine di P con R è un sottospazio, che è il sottospazio di raggiungibilità. Immagine di B a B a quadro B puntolini. Se moltiplico P con R per U alla meno 1, matrice non singolare, ottengo, se P con R è un sottospazio, altri vettori, ancora un sottospazio, dato da che cosa? Dai trasformati dell'immagine di P con R attraverso U alla meno 1. Che significa? Che il sottospazio di raggiungibilità mica si modifica attraverso una trasformazione di algebrica equivalenza, perché sono gli stessi vettori immagine di P con R moltiplicati per U alla meno 1. Cosa significa? Ho cambiato la base soltanto e basta, ma i vettori restano gli stessi, mica li ho cambiati i vettori. Scusi professore, posso dire una cosa velocissima? Mi dica. Cioè, la scrittura questa qui è data per un sistema SISO, se fosse ad esempio... No, anche per un sistema MIMO, questo. Se fosse con PDR dovrebbe essere U alla meno 1 PDR per U? No. Questo qui, va bene, attenzione, immagine di PDR tilde. Immagine quindi, riscriviamola, di B tilde
A tilde B tilde, puntolini, A tilde alla N meno 1 per B tilde. Questa che razza di matrice è? È una matrice con N righe e un numero di colonne in generale maggiore. Siamo d'accordo? L'immagine di questa matrice è il sottospazio di raggiungibilità della coppia A tilde B tilde. Ma questa matrice qui, va bene, la posso scrivere così. Ma questo è il prodotto U alla meno 1 di una matrice quadrata di riga N. Va bene? Siamo d'accordo? Per matrice ancora di queste dimensioni qui. Va bene? Allora, l'immagine di questo è un sottospazio le cui dimensioni massime sono N. O in generale meno di N, ma che è il sottospazio di raggiungibilità della coppia AB, questo qui. Va bene? Questa immagine, attraverso questa che è U alla meno 1, va bene, si trasforma in altro sottospazio di uguali dimensioni. Ma cosa sono? Sono i vettori di questa immagine moltiplicati per U alla meno 1, ovvio. Siamo d'accordo? Va bene? Che sono i vettori del sottospazio di raggiungibilità della coppia AB, va bene, con un cambio, come dicevo, di coordinate, cambio di base, meglio, va bene? E quindi è il medesimo sottospazio R della coppia AB, descritto questo nuovo sottospazio come? Nella nuova base, ma non è cambiato il sottospazio di raggiungibilità, ci mancherebbe altro. Professore, e se la matrice P con R per assurdo fosse di rango massimo, varrebbe sempre? No, no, ma va bene, diamine. Io ho parlato di immagine della matrice P con R e immagine di P con R tilde. L'immagine di P con R può essere un sottospazio proprio, va bene? Se lo moltiplico per U alla meno 1, ottengo il medesimo sottospazio. Non è detto che sia tutto lo spazio. Cioè, quello che volevo dire io non è che vado da una retta in R3 a un'altra retta. Diversa. Sì, vado da una retta in R3, va bene, ad altra retta su R tilde. Ci pensi sopra un istante, va bene, ci mancherebbe altro. Trasforma sottospazi in sottospazi. Allora, trasforma una retta passante per l'origine, che è un sottospazio, in altra retta passante per l'origine, che è sempre sottospazio monodimensionale. Quindi in quel caso non coincidono gli spazi, però. Come non coincidono? Cioè non è la allora, ripeto, va bene? L'immagine di P con R, questa qui, è un sottospazio, ad esempio una retta. Siamo d'accordo? Se moltiplico una retta, questa qui, se moltiplico i vettori di questa retta per la matrice U alla meno 1, va bene, e disegnassi il tutto in altro spazio, va bene, attenzione a non far confusione però, va bene, questo altro spazio è quello che ha per coordinate la nuova base, va bene, questo si trasforma in un'altra retta, non la stessa, un'altra, ma è sempre il sottospazio di raggiungibilità, va bene, descritto in una nuova base, in una base diversa da quella precedente. Allora, se A quindi è trasformabile in, se A o I, partiamo da questo, è trasformabile mediante similitudine in A, allora è certa, A è certamente ciclica, perché lo è A o I e lo è quindi qualunque matrice, va bene, trasformata per similitudine. A questo punto, ovviamente anche se A è ciclica, va bene, è trasformabile in A o I? Bah, non lo so a priori. Perché se è trasformabile ancora in una matrice ciclica, va bene, o meglio, qualunque trasformata è ciclica.
ma non è detto che AOI sia ottenibile mediante una trasformazione di similitudine. Dobbiamo farlo vedere. Soltanto allora potremmo dire che una matrice A è trasformabile in AOI se e solo se A è ciclica. Che potrebbe darsi che, pur essendo A ciclica, va bene, mica una matrice ciclica si trasforma in tutte le matrici cicliche, non ci mancherebbe altro. E quindi devo far vedere, va bene, che se A è ciclica è trasformabile nella sua forma compagna orizzontale inferiore. Cioè, cos'è che devo far vedere? Questa è la cosa. Devo far vedere che esiste una matrice U da cui A si trasforma in AOI sua forma compagna, cioè come è fatta questa AOI? Sarà fatta, va bene, dalla prima parte, le prime n-1 righe, quelle che conosciamo, 1, 2, 0, 1, eccetera, eccetera, e così via. E l'ultima riga deve avere il polinomio caratteristico, come l'ultima deve avere i coefficienti del polinomio caratteristico di A. Ma esiste una matrice U che trasforma, anche se A è ciclica, in questa AOI, punto interrogativo? Devo far vedere che qualunque sia A, esiste sempre la trasformazione di questo tipo. Allora, quindi la ricerca di una matrice U. Se A è ciclica, esiste sempre un vettore X, almeno uno, che genera ciclicamente tutto lo spazio. Attenzione, anche qui è un'affermazione rovesciata. Va bene. Perché noi sappiamo, siamo sicuri, che se esiste un vettore X che genera tutto lo spazio, allora A è ciclica. È vero anche l'inverso? Banalissimo. Va bene. Se A è ciclica, va bene, allora esiste certamente un vettore X che genera ciclica. Cosa basta fare? Qual è un vettore che sicuramente genera ciclicamente tutto lo spazio se A è ciclica? Un qualunque vettore, qualunque, che abbia componenti diverse da zero lungo tutti gli autovettori eventualmente generalizzati. Allora questo è un generatore ciclico, se la matrice A è ciclica. Ora, se questo è vero, pensarci sopra un istante, ma è così, va bene? Se questo è vero, mi basta prendere un vettore a caso. Va bene. Qual è la probabilità che, prendendo un vettore a caso, quindi se fossi uno spazio vettoriale di ordine 3, scrivo tre valori, tre numeri reali, così, presi a casaccio, va bene. Qual è la probabilità di ottenere un vettore che non sia un generatore ciclico? L'evento è certamente possibile, va bene, perché uno dei tre numeri può essere, va bene, questi tre numeri, meglio, possono coincidere con un autovettore della matrice A, e quindi quel vettore avrebbe componente nulla lungo gli altri autovettori. Va bene, ma qual è la probabilità? La probabilità è zero. Evento possibile con probabilità nulla. E quindi basterebbe prendere. Ma comunque, allora, se A è ciclica, esiste certamente un vettore X che genera ciclicamente tutto lo spazio. Sia P di lambda, polinomio caratteristico di A, uguale lambda la n, più A con n-1 lambda la n-1, più puntolini A con 0. Costruiamo i seguenti vettori, n vettori, che messi in colonna formeranno una nuova base, ammesso che questi n vettori siano linearmente indipendenti. Primo vettore, u con 1, uguale
A con 1 per x, x è il generatore ciclico, più a con 2 per ax, guardate che sto usando i coefficienti del polinomio caratteristico, però ho lasciato fuori a con 0 il termine noto, più a con 3 e li moltiplico questi coefficienti per gli elementi della sequenza di Krylov generata da quel vettore x. Sono certo che la sequenza di Krylov generata da quel vettore x ha n vettori linearmente indipendenti, perché x è il generatore ciclico. Puntolini fino ad a con n-1 per a alla n meno 2 per x, e ho utilizzato tutti i coefficienti. Ci aggiungo ancora qualcosa, a alla n meno 1 per x, questo sia u con 1. Se... ed è diamine, è quello, ho detto, a è ciclica, allora esiste un generatore ciclico di tutto lo spazio, quindi i vettori x, a quadro x, puntolini, va bene, fino ad arrivare a n vettori, cioè fino ad a alla n-1 per x, sono vettori linearmente indipendenti. Com'è? N dimensione dello spazio. Secondo vettore, u con 2, uguale a con 2 per x più a con 3 a x più puntolini, a con n meno 1 per a alla n men 3 per x, e aggiungiamo più a alla n men 2 per x. Puntolini, penultimo vettore che costruisco, u con n meno 1. Ah, il terzo vettore quale sarebbe? A con 3 per x, più a con 4 per x, più eccetera eccetera, va bene, più il terzo sarebbe, più a con n meno 1 per a con n men 4 per x, più a con n men 3 per x. U con n meno 1 sarà uguale ad a con n meno 1 per x più a x. E l'ultimo, u con n, sarà uguale ad a per x. Facciamo questa scelta. Ora, fare attenzione che se io organizzo questi vettori in una matrice, u con 1, u con 2, puntolini, u con n, questa è la matrice, la posso scrivere in sé, nella sé. Quindi questi n vettori che devo far vedere sono linearmente indipendenti, è vero, x a x puntolini a alla n meno 1 per x sono linearmente indipendenti, ma qui li ho manipolati, va bene? Non sono sicuro che questi n vettori siano linearmente indipendenti, ma questa matrice la posso scrivere nel seguente modo: x a x puntolini a alla n meno 1 per x, che moltiplica la seguente matrice. A con 1, prima riga, a con 2, puntolini, a con n meno 1, 1. Seconda riga, a con 2, a con 3, puntolini, a con n meno 1, 1, 0. E così via. Lungo l'antidiagonale ci sono tutti 1. Vogliamo verificare che
così, va bene, facendo un ragionamentino, che il prodotto di queste due matrici mi dà questa. Prima colonna di questo risultato non è altro che la prima colonna, prima riga per questo, più seconda riga per questo, eccetera, eccetera. Va bene? Allora facendo tutto questo prodotto, va bene, viene a essere che x, vettore x, viene a mo essere moltiplicato per a con 1, più il vettore ax per a con 2. Più puntolini, il vettore a alla n meno 1 per x uguale a 1. Il secondo vettore come lo ottengo? Va bene. Prima riga per seconda colonna e così via. E si ottiene esattamente le cose che abbiamo scritto qui. Allora, per ipotesi, questa prima matrice è non singolare perché x è generatore ciclico. Questa matrice è certamente non singolare, perché è in forma triangolare, sì, di tipo antidiagonale superiore, e gli elementi lungo l'antidiagonale sono tutti 1, e quindi è certamente non singolare, il determinante è o più o meno 1, vuol dire che questa matrice è, chiamiamola U, è non singolare, questa matrice. Possiamo utilizzarla per effettuare una trasformazione di similitudine sulla matrice A. Calcolando quindi, chiamiamola A tilde, non mettiamoci subito A o I, perché lo dobbiamo far vedere, uguale ad U alla meno 1 A per U. In questo prodotto prima facciamo A per U. Allora, A per U, va bene, sarà una matrice che avrà come prima colonna A per U con 1, seconda colonna A per U con 2, puntolini A per U con N. Siamo d'accordo? Queste sono colonne. U con 1, U con 2, U con N. Le colonne che abbiamo definito sopra qui. Cominciamo col calcolo dell'ultima. Il calcolo lo faccio qui e poi lo scrivo alla fine. L'ultima colonna di questo prodotto A per U non è altro che no, e qui ho sbagliato, U con N non è A per X, ma è X, scusate. Va bene, in quella definizione, no, le cose non tornano. Allora, cominciamo con l'ultima colonna, A per UN. Ci metto una freccia per far vedere cosa viene fuori. A per un n diventa A per x, ma attenzione, A per x è questo. E questo qui è uguale U con n meno 1 meno A con n meno 1 per x, che è un. Prodotto di A di un meno 1 per A. Va bene, viene fuori. A con n meno 1, AX più A quadro X. Se noi scriviamo quella precedente, la U con n meno 2, che è uguale ad A con pedice n-2x più A con
con pedice n-1ax più a quadro x, questo sarebbe un-2. Allora, quando moltiplico questo per a, va bene, ottengo questa roba qui, che è uguale ad un-2 meno a con n-2 per x, che è un. Allora cominciamo a scriverlo sotto, poi si tratta in maniera ricorsiva, ovviamente, questo qui diventa la seguente matrice. L'ultima colonna, rivediamola, è un-1 meno a con n-1 un. La penultima colonna è u con n meno 2 meno a con n meno 2 un e così via. La terz'ultima colonna. Professore, ma l'ultima colonna dovrebbe essere a per x semplicemente. Vediamo un po'. Questo. L'ultima colonna è questa qui, sì o no? Lei dice c'è x, sì, un è x. Ho visto che era a per un, quindi a per x. A per un è a per x e a per un. Sì, Siamo d'accordo? Sì, sì. E così via, in maniera ricorsiva, va bene, riscrivo ora questa matrice, questa qui. Salvo la prima colonna in cui bisognerà fare un conticino, in maniera ricorsiva ne risulta u con n meno 1 meno a con n meno 1 per un, u con n meno 2 meno a con n meno 2 un e così via. La seconda colonna risulterà, va bene, u con 2 meno a con a con 1 per vediamo la prima colonna cosa risulta, va bene? E risulta questo moltiplicato a, ma che risulta? A1 a x più a2 a quadro x, alla fine più a alla n per x, ma questo qui è il polinomio caratteristico calcolato in a e moltiplicato per x. Manca soltanto il termine a con 0 per x e quindi tutto questo moltiplicato per a mi dà meno a con 0 per x che è un e quindi la prima colonna è meno a con 0 un. E ora dobbiamo moltiplicare questa, io so, mi dispiace, ma questi sono, sì, facchinaggio algebrico. Devo moltiplicare questa per la matrice U con 1, U con 2, U con N, inversa,
che mi dà. Come risultato. Prima riga dell'inversa di U con 1, U con 2, U con N. Scusate un istante. Che moltiplica, giustamente, prima riga dell'inversa, che moltiplica A con 0 un coefficiente per U con N, che è l'ultima colonna della matrice U. Allora, la prima riga dell'inversa per l'ultima colonna della matrice U, va bene, quanto dà? 0, ovviamente, perché dà 1 soltanto una qualunque riga moltiplicato la sua colonna dello stesso ordine. Ovviamente, visto che l'inversa di una matrice per la stessa matrice deve dare matrice identica. Allora, qui risulta 0. Prima riga per seconda colonna, ancora 0. No, no. Qui sono andato in crisi con i conti. Il risultato deve essere la forma compagna, quindi il secondo posto deve risultare 1. Quindi prima riga, questo non era U con 2 ma era U con 1. Prima riga per questo mi deve risultare 1. Difatti U con prima riga dell'inversa moltiplicato U con 1 da 1, prima riga dell'inversa moltiplicato U con N da 0, poi tutto 0. Vediamo di calcolare l'ultima riga, tanto per... Allora, ultima riga dell'inversa moltiplicato questa colonna, che è A con 0 per, che è meno A con 0 per U con N, da meno A con 0. Ultima riga dell'inversa moltiplicato questa, con U con 1 mi dà 0, con U con N mi dà 1, ma c'è a moltiplicare meno A con 1, punto, lini, e viene effettivamente così, punto. Attenzione, perché l'ho fatto, malamente l'ho fatto, va bene, malamente, perché alla fine seguire un po' di conti concettuali, va bene. L'ho fatto per convincere in una qualche maniera che se una matrice A è ciclica, va bene, la posso portare in forma compagna di controllo, forma compagna orizzontale inferiore. Ci servirà proprio operativamente portare una matrice in forma compagna orizzontale inferiore. Anzi, ci servirà portare una coppia AB, e esaminiamo il caso con un solo ingresso, quindi B un vettore, va bene, nell'ipotesi che B sia generatore ciclico, ovvero sia che la coppia AB sia completamente raggiungibile, portare il sistema attraverso una trasformazione di similitudine di algebrica equivalenza, va bene, nella cosiddetta forma compagna di controllo, questa va ricordata a memoria, in cui, quindi attraverso opportuna matrice T o U, portare questo sistema, questa coppia in A o I, A nella forma compagna orizzontale inferiore e B nella forma 0, 0, 1. Attenzione, accettato il fatto che se la matrice A è ciclica e X è un suo generatore ciclico, accettato il fatto che l'insieme di vettori che ho prima scritto
U con 1, U con 2, U con n, va bene, che dipendeva da x, va bene. Ora, se il sistema è completamente raggiungibile, B è un generatore ciclico, e quindi assumendo x uguale a B, accettato il fatto che la procedura vista prima, U con 1 uguale, U con 2 uguale, U con n uguale, mi dà una base. Per cui quando trasformo per similitudine, la matrice A viene in forma compagna orizzontale inferiore, come vedremo subito. Il nuovo B diventa esattamente questo, ma la procedura descritta prima è un po' una rottura di scatole, scusatemi, e si è visto anche nel trattare i conti, va bene. Esiste però una tecnica di calcolo più semplice e più convincente, che è la seguente. Una volta accertatomi che A e B sia completamente raggiungibile, B è un vettore, ovvero sia, siamo certi, se è completamente raggiungibile, sicuramente A è ciclica e B è un suo generatore ciclico di tutto lo spazio. Allora mi domando, esiste una trasformazione, chiamiamola ancora, una matrice U non singolare, tale da portare questa coppia in A o I e in B, ci scrivo I ancora, va bene, in cui B sia 0, 0, 1 ed A o I sia 0, 1, 0, 0 e così via, ultima riga, meno A con 0, punto I, meno A con N meno 1, dove A con 0, A con 1, A con N meno 1 li conosco perché mi basta calcolare il polinomio caratteristico di A. Allora, esiste una U che porta A, B in questa forma? Nota. Esiste, perché sennò tutto ciò, quello che vi ho detto, sarebbe, va bene, non avrebbe senso, e il suo calcolo si può effettuare in questa maniera. Calcoliamo la matrice di raggiungibilità della coppia AB, chiamiamola R, uguale. Questo vale solo per un sistema un solo ingresso? Sì, ciò che dico vale calcolare quella matrice per un sistema ad un ingresso. Poi, se il sistema è più ingressi, quindi B non è un solo vettore, ma è una matrice, esiste una notevole complicazione della metodologia che vi porta il sistema in opportuna forma, va bene, che non descrivo in questo momento, ovviamente, che sarà ancora una forma compagna di controllo, va bene, ma di un sistema MIMO, non di un sistema SISO. Allora, dicevo, costruiamo la matrice di raggiungibilità della coppia AB, R uguale B, AB, puntolini, A alla N meno 1 per B. Ci scrivo nota, la conosco perché conosco A e B, quindi me la posso calcolare, è una matrice numerica, numeri, che conosco. E calcoliamo anche R tilde uguale a B tilde, che è 0, 0, 0, 1, A tilde B tilde puntolini, A tilde alla N meno 1 per B tilde. Anche questa matrice conosco, perché dico, se voglio portare questo in questa, conosco questa coppia qui e me la posso calcolare. E ora scriviamo che relazione ci deve essere tra R ed R tilde. R tilde deve essere uguale quando esiste una U che trasporta, l'abbiamo visto prima, R tilde uguale ad U
alla meno 1 per U, che è U tilde, alla meno 1 per R. Basta esprimere B tilde, A tilde, B tilde, va bene, per il fatto che A o I deve essere uguale a 2 alla meno 1 A per U, e B o I deve essere uguale a 2 alla meno 1 per B. Una volta devo trovare la U che fa sì che valgano queste relazioni, l'abbiamo visto prima, e deve essere che R tilde è uguale a 2 alla meno 1 per R. È noto questo e questo, e quindi la U la calcolo subito. U alla meno 1 uguale R tilde per R alla meno 1, o se volete U uguale dunque U alla meno 1 uguale R R tilde inversa, U uguale R R tilde alla meno 1. Ripeto il discorso. C'ho una coppia AB, quella del sistema, e ho già verificato che la coppia sia completamente raggiungibile, quindi B generatore C. Esiste una matrice U che porta il sistema da questa forma alla cosiddetta, questa si chiama forma canonica di controllo? Beh, una trasformazione che porti la matrice A nella sua forma compagno orizzontale inferiore, accettato ciò che ho detto prima, e chiedo scusa per la confusione sui conti, va bene, questo la trovo certamente, va bene, una matrice U che porta A in A o I. Ma prima di proseguire, quante sono queste matrici che portano A, se mi limito a dire una matrice che porta per similitudine A in A o I, quante sono? Quante sono? Sono infinite sulle classi di equivalenza. Sono infinite perché, come l'ho costruita prima la matrice di trasformazione? Prendendo un qualunque generatore ciclico, va bene, e costruendo a partire da questo generatore ciclico U con 1, U con 2, U con N. Ora, quanti generatori ciclici esistono di una matrice? Finché si vuole, va bene? E quindi anche di matrici, virgolette, finché si vuole ne trovo. Va bene? Ma questo senza considerare B, B o I. Tra parentesi, no, lo dico dopo, finisco prima questo discorso. Allora, voglio trovare un'opportuna U. Qui c'ho non solo il vincolo che A deve essere trasformato in A o I, ma l'ulteriore vincolo che B deve essere trasformata in questo B o I assegnato 0, 0, 0, 1. Ecco, questo farà sì che la trasformazione sia unica, non infinita, questo ulteriore vincolo. Allora, va bene, se voglio queste condizioni, io conosco sia la matrice di raggiungibilità R della coppia AB, eccola qui, sia la matrice di raggiungibilità R tilde della coppia AOI, BOI, cui voglio arrivare. Perché? Perché questa la conosco e anche questo lo conosco, questo l'ho fissato. E quindi posso scrivere R tilde uguale a questa roba qui. Ma se A o I o A tilde, qui l'ho chiamato A tilde, B o I o B tilde, qui l'ho chiamato B tilde. A tilde cosa deve essere uguale? Alla U e al meno 1 incognito per A per U. E B tilde cosa deve essere uguale? A 2 alla meno 1 per B. E allora se vado a sostituire, cosa che abbiamo già fatto prima, va bene? In questa relazione ottengo che questa matrice R tilde è uguale a U alla meno 1 per B a B a quadro B eccetera, quindi U alla meno 1 per R. E a questo punto il gioco è fatto, perché in questa relazione conosco R tilde, numericamente la conosco, R numericamente la conosco, l'incognita qual è? U alla meno 1, o se volete U, ma U alla meno 1 quindi uguale R tilde per R,
alla meno 1, U, che è l'inversa, sarà uguale ad R, ad R per R tilde alla meno 1. Siamo d'accordo? E questa è la tecnica più semplice. Com'è? Per calcolare, si tratta di calcolare due matrici, cioè una matrice e un vettore A, O, I e B, O, I, che qui ho chiamato poi lì A tilde e B tilde, va bene? E la sua matrice di raggiungibilità è poi, ovviamente. Come mai nel passaggio, ammesso che due matrici, piccolissimo esercizio di ricordo di alcune cosine, qui abbiamo detto, affermato con brutalità, va bene, che data la matrice A e A o I, e stiamo parlando di passaggio per similitudine da A ad A o I, se A è ciclica, va bene, abbiamo detto, esistono U, infinite U, abbiamo detto. Vogliamo effettivamente vedere perché ne esistono infinite, per essere certi che ne esistono infinite, va bene. Allora poniamo il problema più in generale. Io so a priori che A e B sono tra loro simili. Come ho saputo questa cosa, lasciamo perdere. Cioè, lasciamo perdere. Non mi interessa. Sono certo, per ipotesi, che sono simili. Nell'esempio di prima, se A è ciclica, sono certo della sua similitudine con la sua forma compagna orizzontale inferiore. Si tratta di calcolare la matrice, e continuiamo a chiamarla U, forse. Va bene, intanto la chiamo T. La matrice U che consente il passaggio di similitudine da A a B, ovvero sia U è l'incognita che deve verificare la seguente relazione: B uguale ad U alla meno 1 A per B, A per U. Siamo d'accordo? Dove sono certo anche a priori che A e B hanno gli stessi, sono tra loro simili, per ipotesi, e quindi hanno gli stessi autovalori. Ovvio, due matrici simili hanno sempre gli stessi autovalori. Allora, questa equazione la possiamo scrivere così. U per B è uguale ad A per U, ovvero sia U per B meno A per U uguale a 0. Che razza di equazione è? L'abbiamo chiamata equazione di Silvestri. Equazione di Silvestri. Ammette certamente la soluzione U uguale a 0, ma non ci interessa. Se U fosse uguale a 0, anche U alla meno 1 non esisterebbe. Ma questa equazione ammette soluzioni non nulle non appena le matrici A e B hanno almeno una coppia di autovalori uguali. Qui ne esistono, nella peggiore delle ipotesi, n coppie di autovalori uguali. Lambda 1 del primo e lambda 1 della seconda matrice, lambda 2 e lambda 2 sono tutti uguali. Ora bisognerebbe far vedere che qua basta una coppia di autovalori uguali, la soluzione non è unica. Va bene, soluzione non nulla, non è unica, va bene, ma sono infinite, sono già, perché si tratta di far giocare anche il nucleo di una trasformazione, l'abbiamo visto
diciamo un po' di tempo fa, va bene, se per giunta sono n, sono virgolette, uso una decisamente impropria, infinita la n, va bene. E quindi è chiaro, va bene, che la matrice di trasformazione, una matrice ciclica, alla sua forma compagna di controllo, la matrice di trasformazione non è unica assolutamente. Se aggiungo un altro vincolo a questo, che un generatore ciclico della prima matrice ciclica, va bene, venga trasformato in altro generatore ciclico della seconda matrice, se voglio che A passi a una matrice sua simile ciclica, ovviamente, e voglio che il B passi a un generatore ciclico, in questo caso 001 della seconda matrice, allora non esistono più infinite U che passano dalla prima coppia alla seconda coppia, ma diventa unica la matrice U di trasformazione. Bene, abbiamo fatto conclusione e poi chiudo con questo argomento e con le... No, non chiudiamo. Ci interessa, va bene, anche una forma compagna verticale destra, che è ancora ciclica. Data una matrice aciclica, esiste una trasformazione di similitudine che porta da A ad AVD? Sicuramente sì, va bene, visto che sono che A è, visto che appunto A è ciclica. Qual è questa trasformazione? La trasformazione è la seguente. Si prende un qualunque generatore ciclico di A, X. Si costruisca la matrice di raggiungibilità della coppia AX, quindi la seguente matrice qui è ancora è decisamente più banale. X, AX, puntolini A alla n meno 1 per x, che è una trasformazione, che è una matrice quadrata certamente non singolare per l'ipotesi che x sia un generatore ciclico. Questa è la matrice U di trasformazione. Se effettuo su A una trasformazione di similitudine attraverso questa U, ovvero sia calcolo U alla meno 1 A per U, questa viene proprio la AVD, la forma verticale destra associata alla matrice A. Se volete altra tecnica di calcolo. Per passare da A un'altra tecnica di calcolo è perfettamente analoga a quella vista prima, solo che per la trasformazione in forma compagna di controllo, va bene, non cambia niente, ma comunque se voglio io so qual è la matrice di passaggio da A ad AOI, ovvero sia AOI uguale. La U di passaggio era uguale alla matrice di raggiungibilità del nostro generatore ciclico, va bene, X a X, eccetera, eccetera, per una matrice alfa, se vi ricordate, quell'alfa, chiamiamola alfa grande, questa matrice, la cui prima riga era A con 1, A con 2, A con N meno 1, 1. La seconda riga era A con 2, A con 3, A con N meno 1, 1 e così via,
una matrice che aveva tutti uno lungo l'antidiagonale. Va bene. Allora, AOI uguale ad U alla meno 1 A per U, o se volete A uguale ad U A OI per U alla meno 1. Allora, AVD uguale ancora AVD uguale U tilde alla meno 1 per A per U tilde, dove U tilde è un'altra matrice, volevo calcolare questa U tilde conoscendo le altre cose, va bene, il che significa che A deve essere uguale ad U tilde AVD U tilde alla meno 1, ma AV AVD. Ma AVD è la AOI trasposta e quindi posso scrivere che AVD uguale alla trasposta di questa, va bene, U trasposto A trasposto A alla meno trasposta, sì, U alla meno trasposta, e poi devo fare ancora qualche conticino, va bene, eventualmente lo facciamo domani, va bene, potete provarvici voi, va bene, a vedere che conoscendo la matrice di trasformazione da A ad AOI, va bene, e sfruttando il fatto che AVD è la trasposta, va bene, di AOI, si può calcolare la matrice di trasformazione da A ad AVD. Va bene. E chiudiamo per ora la raggiungibilità con un ultimo importantissimo test di raggiungibilità. Per ora di test di raggiungibilità, se una coppia B è raggiungibile, se il gramiano di raggiungibilità è non singolare, cosa che non si fa mai, se la matrice B a B a quadro B ha la n-1 per B è di rango pieno, invece questa si fa. Ultimo test importante, perché poi da un punto di vista, non solo per il calcolo, ma anche da un punto di vista teorico, è il cosiddetto lemma PBH. PBH è una, ormai si chiama così, in tutto il mondo si chiama così, va bene? Comunque PBH è un acronimo per P sta per Popov, che dovete aver già sentito da qualche parte, va bene? B sta per Belevich e H sta per Hautus, H iniziale, va bene? Sono tre signori che si sono interessati di problemi di questo tipo. Il lemma PBH afferma che una coppia AB, matrice dinamica e matrice di ingresso, va bene, di un sistema, anche MIMO, va bene, è completamente raggiungibile
sei solo se. La seguente matrice A men lambda I, che è una matrice quadrata questa, accompagnata dalla matrice a destra, dalla matrice B, e diventa sempre e comunque una matrice rettangolare, va bene? Se il sistema è un solo ingresso diventa rettangolare perché il numero di colonne è n più 1 con n ordine del sistema, se addirittura B, va bene, più ingressi, sarà n più il numero di ingressi, siamo d'accordo? Se questa matrice è di rango pieno, ovviamente di rango pieno per righe, va bene, non potrà mai essere di rango pieno per colonne, per quanto abbiamo, di rango pieno per righe, per ogni complesso lambda, per ogni valore complesso di lambda. Questo afferma, facciamo un commento, poi. Prima di dimostrarlo, va bene, è appena il caso di dire, e poi lo useremo questo fatto, che certamente questa matrice, quando lambda è diverso dagli autovalori lambda I della matrice A, va bene, il rango di questa matrice è certamente pieno, perché già la matrice A men lambda per I, se lambda è diverso dagli autovalori, è un minore di ordine n di questa matrice a determinante diverso da zero, e quindi la matrice è certamente di rango pieno per I. Trovo un minore di ordine n a determinante diverso da zero. E quindi un enunciato, va bene, più semplice è non per ogni lambda complesso, ma che deve valere che quella matrice è di rango pieno per ogni autovalore della matrice A. E basta questo. Cosa dobbiamo dimostrare? Due cose, perché la condizione è necessaria e sufficiente. Uno, se R, matrice di raggiungibilità, o P con R, o P con R, uguale a B, AB, puntolini A alla n meno 1 per B è di pieno rango, allora A men lambda I accompagnato da B, questa matrice è di pieno rango per ogni lambda I autovalore della matrice A. La seconda, ovviamente, l'inclusione inversa. Se A men lambda I accompagnato da B è di pieno rango per ogni autovalore della matrice A, allora la matrice B a B a quadro B a alla n meno 1 per B è anch'essa di pieno rango, ovviamente sempre per righe. Non dire di pieno rango per righe o per colonne è irrilevante solo se il sistema è a un solo ingresso, allora la matrice B a B a alla n meno 1 per B è quadrata, e per una matrice quadrata basta dire di pieno rango. Ovviamente se B è una matrice, quella è ancora una matrice rettangolare, quindi pieno rango per righe. Io direi che per oggi va bene. Vi ho tediato abbastanza, ho tediato anche il sottoscritto. La dimostrazione la rimandiamo a domani.